chiamare Jerry. Devo andare da lui e chiarire una volta per tutte questa storia. Perché il diavolo non c'è segnale? Stupido coso. Chi ha parlato? Ti sta arrivando. È Obelisk che ti sta parlando. Chi sta arrivando? Sta arrivando. Che diavolo è? Sorpreso di vedermi, Lennox. O dovrei dire fratello. Fratello? Ma di che diavolo stai parlando? Tu sei me, io sono te. Ma che diavolo sta succedendo? Tu sei uguale a me. No, mio caro fratello, io sono la controparte di te. Sono qui solo per prendere la tua anima, dopodiché me ne andrò. Ma sei vestito anche uguale a me. Prendere la mia anima. Ancora questa storia delle anime. Esatto. Gioco delle ombre. Ti risulta nuova questa parola? Ti avviso però che lo spazio-tempo in cui siamo è tutto fermo. Ciò vuol dire che sei in un'altra dimensione, anche se ti sembra la dimensione di prima. Tutto intorno a te è fermo. Solo il nostro duello avrà vita. Vieni qui. E sfida la tua controparte. Ovviamente avrei capito da solo che io sono il signore del male, vero? Sì, ho capito che sei quella carogna. Non fai altro che nasconderti. Prima Jerry, e ora fai finta di essere me. Direi solo che non hai il coraggio di farti vedere in faccia. Beh, se sei tu a ostacolarmi ad andare da Jerry e scoprire una volta per tutte chi sei, ti smaschererò anche adesso. Accetto la sfida! Così mi piaci. Forza, vieni avanti e sfida te stesso. O dovrei dire la tua controparte, perché io sono esattamente tutto il contrario di te. Va bene. Se è questo che vuoi, accetto la sfida. Evviva. Beh, avrai anche capito da solo che ovviamente ci sono delle cose in palio, come ad esempio la tua anima. Sì, ci ero arrivato. Ovviamente questo è un gioco delle ombre. Dico il vero? Esatto, mio caro fratello. Ma dovrei dire esatto, mio caro me stesso. Va bene, se vuoi un duello, così sia. Il mio deck è sempre pronto. E ovviamente sai che posseggo una divinità egizia, vero? Sì, lo so, ma non credere che una divinità egizia ti aiuterà a vincere. Io sono la controparte di te, sono esattamente il contrario. Iniziamo. Ok. Combattiamo! Bene, se non ti dispiace comincio io, mio caro amico. Pesco 5 carte. Bene, comincio il duello posizionando una carta coperta. E mettendo in campo Silpid! E concludo il mio turno. Un bel primo turno. Non c'è che dire. Ora tocca a me. Bella mano. Anche se mi vedo uscire di meglio. Ma fa niente. Io credo nel cuore delle carte. E il mio deck mi aiuterà. Comincio questo duello posizionando una carta coperta. Ed evocando un mostro coperto in posizione di difesa. Dopodiché concludo il mio turno. Bene. Tu hai detto che la mia mossa era stata alquanto carina. La tua appena. Tocca a me. Attivo la carta magia Anfora della Generosità, che mi consente di mettere due carte della mia mano nel mio deck e dopodiché rimischiare il mio deck. Quindi lo faccio subito.
Dopodiché evoco Energia Arcana 4, l'Imperatore, in posizione d'attacco. Concludo il mio turno. Bene, pesco. Ti è rimasta una carta in mano, non sei molto furbo a quanto pare. Attivo la carta magia Spade Liberatrici. Se non sai cosa fa, te lo dico subito. Per 3 turni non puoi attaccarmi. Dopodiché metto un'altra carta coperta e concludo il mio turno. Bene, comincio il mio turno. Nel giro di pochi turni avrò vinto. Passo il turno. Ma come, chi c'ha? Speravo che la controparte di me stesso fosse un pochino più forte. Bene, meglio così, almeno potrò andare dal mio amico Jerry il più velocemente possibile, a quanto pare. Bene, posiziono un'altra carta coperta sul terreno. Dopodiché scopro il mio mostro, Anziano Mago Vendicativo. E quando si scopre, si attiva automaticamente il suo effetto. Posso scegliere un tuo mostro sul terreno e quindi distruggerlo. E scelgo Silpid! Maledetto, la pagherai. Pesco una carta. Evoco in posizione d'attacco Opera, la diva melodiosa, che ha ben 2300 punti d'attacco. Ed è solo 4 stelle, quindi posso evocarla senza sacrifici! Concludo il mio turno. Bene, pesco! Questo è l'ultimo turno che Spade Rivelatrici può proteggerti. Lo so bene. Ora attivo la carta magia Distruggi carte. Se non sai cosa fare, lo spiego subito, mio caro me stesso. Tutte le tue carte in mano vengono mandate al cimitero, e anche le mie, e dobbiamo ripescare lo stesso numero di carte. Quindi facciamolo subito. 1, 2 e 3. Benissimo. Evoco un mostro in posizione di difesa coperto e concludo il mio turno. Hai fatto finire il mio Jinzo al cimitero, ma questo non ti salverà. Il mio deck è pieno ancora di molte sorprese. Ora, con Opera la diva melodiosa, attacco il tuo maghetto da strapazzo. Bravo, hai fatto scattare la mia trappola. Annulla attacco. Il tuo attacco viene completamente annullato. Mi dispiace. E va bene, stai avendo solo fortuna. Lo sai, vero? Concordo il mio turno. Ma il duello è ancora lungo e la fortuna prima o poi finisce. Non è fortuna, è il credere nel cuore delle carte. E io ci credo. Bene, attivo la carta magia Tifone Spaziale Mistico. Di addio la tua carta coperta sul terreno. Wow, armatura Securezu. Ti ho distrutto un'ottima carta trappola. Concludo il turno spostando Anziano Mago Vendicativo in posizione di difesa. Bene, pesco. Attivo la carta magia Ascia della Disperazione. Questa carta, se equipaggiata a un mostro, gli fa guadagnare 1000 punti di attacco. Lo attivo su Opera la Diva Melodiosa, che così diventa, apri bene le orecchie perché lo ripeterò solo una volta, un 3100 di attacco. Sei fregato, mio caro. Opera, attacca quell'anziano mago vendicativo! Non ho perso life points, per fortuna. Ok. Metto una carta coperta sul terreno. E poi attivo Maglio Magico! Mi consente di aggiungere al mio deck qualsiasi numero di carte della mia mano. E poi devo mischiare. Per poi ripescare lo stesso numero. Ho solo una carta in mano. Quindi la mischio al deck. E poi ripesco una carta. Concludo il mio turno. Lo sai, è molto noioso duellare con te. Pensavo qualcosa di meglio. Metto una carta coperta sul terreno. Dopodiché concludo il mio turno. È noioso duellare con me. Scommetto che tra un paio di turni ritirerai tutto quello che hai detto. Bene, è il momento di evocare il Matematico in posizione d'attacco. Si attiva automaticamente il suo effetto. Posso mandare un mostro di livello 4 direttamente al mio cimitero. E quando il Matematico viene distrutto, posso pescare una carta. Decido di mandare la mia ultima carta del deck al cimitero, ovvero Mago Sintonizzato, con ben 4 di livello, come ben vedi. E così si è attivato l'effetto del mio Matematico. Dopodiché concludo il mio turno. Va bene, pesco! Evoco un mostro in posizione di difesa coperto. Dopodiché concludo il mio turno. Ok. Attivo la carta magia Spaccatura. E ti spiego subito cosa fa questa carta.
Il tuo mostro con l'attacco minore viene distrutto. Quindi addio, imperatore. Va bene. Opera, attacca subito il matematico! Va bene, ho perso 1600 life points, ma qui si attiva il potere del mio matematico. Pesco una carta. E presuppongo che tu passi, quindi ne pesco un'altra. Bene. Bene, ho pescato Obelisk. È solo questione di tempo prima che io vinca. Mi basta evocarlo. Sei pronto a perdere? Ora ti faccio vedere. Attivo la carta trappola, richiamo del posseduto, che mi consente di rianimare, se così si può dire, un mio mostro dal mio cimitero. E scelgo così Mago Sintonizzato. Dopodiché attivo un altro richiamo del posseduto, che era sul terreno. E quindi questo mi consente di... mi viene da ridere, giuro. Questo mi consente di rianimare un altro mio mostro. E scelgo il matematico. Ho tre mostri in campo. E sai questo che vuol dire? Oh no! Tu non oserai! Sì, invece, oso e come, mio caro amico. Sacrifico! Il matematico! Mago sintonizzato! E elfo mistico per evocare la mia divinità egizia! Obelisk il tormentatore! Chi mi dice, è ancora noioso duellare con me? Ti ricordo l'effetto del mio Obelisk. Non può essere preso come bersaglio da magie, trappole o effetti delle carte. Quindi è praticamente imbattibile. Sono io a ridere ora, mio caro fratello. Concludo il mio turno. Questo dimostra che sei un violente di basso livello. Non è attaccato. Ora la tua occasione è persa. Metto la carta coperta in posizione di difesa sul mio terreno. Dopodiché sposto Opera in posizione di difesa e concludo il mio turno. Stai correndo ai ripari, eh? Molto bene. Attivo la carta magia Nuzler Malevolo, che mi consente di potenziare il mio mostro sul terreno di ben 700 punti di attacco. E indovina chi scelgo? Il mio caro Obelisk! Quindi questo vuol dire che diventa un 4700 di attacco. Direi che sei fregato. Obelisk, attacca, opera la mia melodiosa! Lo so, siccome eri in difesa non perdi life points, ma la tua sconfitta è vicina e il bene trionferà ancora. Concludo il mio turno. E ho un'altra carta coperta in posizione di difesa sul mio terreno. Dopodiché concludo il mio turno. Pesco! Ti sei fatto un bel muro difensivo, ma questo non ti salverà. Obelisk, iniziamo a fare piazza pulita! Distruggi la carta coperta centrale in posizione di difesa! Attaccala! Bene, ora concludo il mio turno. Concludo subito il mio turno. No, oh, ma dai, ma così mi deludi. Bene, evoco Artimagus, clown del trucco in posizione d'attacco. Obelisk, attacca la prima carta coperta in posizione di difesa! Mi risulta la mia forza esiliata, contavo di usarla più tardi. Peccato. Vabbè, non importa. Metto la carta coperta sul terreno. Dopodiché concludo il mio turno. Si può sapere che diavolo di deck hai? Ora sono io che dico che è noioso duellare con te. Attivo Nobiluomo dello Scambio. Ti dico subito cosa fa questa bella carta magia. Bandisce un tuo mostro coperto in posizione di difesa sul tuo terreno. E guarda un po', ne hai solo uno. Lo attivo! Stai avendo solo fortuna, solo perché non mi capitano le carte giuste, ma vedrai tra qualche turno. Tra qualche turno? Ti ricordo che ora non hai difese, il mio Obelisk è 4700 punti di attacco e tu hai solo 4000 life points. Quindi vuol dire che hai perso! Obelisk, attacca direttamente! No, non è possibile! È troppo potente! La prossima volta mi vedrai nella mia forma originaria! E ti dico di più, userò uno dei deck leggendari! Non è finita qui! È sparito!
Ancora una volta ce l'hai fatta. Devo andare subito da Gerardo.